Qua siamo sul Colle Santelia. Già il nome, la genesi del nome del colle è interessante. Sicuramente c'era un tempio dedicato al dio sole, quindi Helios. Successivamente c'è stata una basilica dedicata a Santo Elia. Poi la basilica che c'era ha dato il nome al colle, quindi Colle Santelia. La Rocca è seconda metà del 300. Il ponte precedente è di periodo proprio medievale, intorno al 1200-1280, mi sembra. Mentre la Rocca è successiva. Il ponte è un acquedotto romano che portava acqua alla città. Non portava acqua alla Rocca perché la Rocca è autonoma dal punto di vista idrico e dopo vediamo come. La particolarità, appunto, dicevo, della Rocca è di essere stata residenza papale, perché in realtà la costruzione è nata per necessità dello Stato Pontificio di creare una struttura militare che potesse difendere i confini dello Stato Pontificio, che in quel periodo non era più nella zona, appunto, del Lazio e Umbria, ma si trovava ad Avignone. Quindi, con la necessità di riportare nel luogo originale lo Stato Pontificio, sono state costruite diverse rocche, tra cui questa di Spoleto, per fare in modo di poter ricreare questi confini, di poter proteggere questi confini. Questa di fronte è la Valle Spoletana. Di fronte, proprio dritti a noi, c'è Trevi. Quello su rimpiccato, no? Esatto. Aspetta che lo punto, eh. Eccolo Trevi. Poco più in giù c'è un piccolo agglomerato di case, quello è Spello. È un piccolo agglomerato di case. Quello di Eccolo, fronte che si vede è il Monte Subasio, quindi un po' in mezzo al Monte Subasio sulla sinistra. eccolo. Sì. E proprio dritto a noi si vede Assisi, agglomerato di case che scende in questo modo. E leggermente sopra si intravede la Rocca, che da questa visuale è praticamente speculare la Rocca di Spoleto, cioè si guardava. Vov. Te la faccio vedere dopo. Guarda che roba Dai. mossafiato. Ma guarda Questa è la cucina. te. Questa è la cucina? Originariamente sì. Colpo che cucinetta. Tutti gli stemmi che vedi Sì. sono tutti stemmi papali. Ah. Principalmente Questo dei sopra era papi. il più importante. Dicevamo che la rocca era autonoma dal punto di vista idrico. Perché? Che dici? Idrico? Idrico. Perché in questi cannellini qua passava l'acqua piovana che Quindi scendeva, recuperava l'acqua della pioggia? esatto, che veniva raccolta in delle cisterne e veniva poi tirata su con il pozzo. Ok. E se la bevevano pure? E se la bevevano pure. Magari non era inquinata all'epoca. Qua una volta era tutto affrescato, poi periodo carcerario hanno coperto tutto. Tutte le colonne sono state dipinte di rosso e di giallo e infatti è rimasto ancora un po'. Perché? E qua era tutto chiuso, qui avevano chiuso tutto con delle mura. Ah dai. Sì, perché praticamente era il cortile Ah, in dei cui carcerati. si lavora l'aria. Pensate. Una figata qui, eh? Vediamo se si sente l'eco. Oh! E qui si sbuca? Era l'entrata originaria. All'entrata originaria? Salivano con i cavalli da qui. Ah, guarda che visuale! Wow! Questo comunque veramente è salotto di festini, eh! E qua adesso ci vanno con i Guarda, fantastico qui le finestre con il seggiolino, questo è geniale! Vedi? Questa era una camera da letto. Scusa se sono affrescata. Ecco, la piccola finestra che ci voleva un quarto d'ora pulirla con il glacex. E questo era il bagno. Volete vedere? Andiamo in bagno. Direi un po' angusto. L'aereatore non c'era. Anche questi carcerari. Sì, Gregorio. Sarebbe carino comunque affacciarsi da qui la mattina quando uno si sveglia, no? Dici?
No, non ti piacerebbe?